Ed eccoci di nuovo ai nostri consueti incontri sulla medicina, qui a Medicina Regione Lazio. Ho nuovamente il piacere di avere un ospite che ormai è di casa nei nostri studi, perché ci è venuto a trovare il dottor Guglielmo Ludovico Ugo Ascanio Rufolo. Benvenuto, dottore. Buongiorno. Dottore, allora, lei ricordiamo che è uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, e oggi parleremo di un argomento che, insomma, è sempre molto molto attuale, ovvero il lifting del seno e la mastoplastica additiva. Dottore, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando? Sì, allora, noi per lifting del seno intendiamo un intervento chirurgico che generalmente è rivolto a quelle persone che, in seguito a una perdita di peso o altre patologie problematiche, hanno comportato problemi sulla colonna vertebrale o i classici segni sulla spalla del reggiseno, e quindi che hanno determinato quello che è un deterioramento sia nella discesa del complesso areola-capezzolo sia anche sul piano volumetrico della mammella stessa. Quindi un intervento correttivo sia sul piano estetico che funzionale, e va eseguito sempre in strutture specializzate che garantiscono la sicurezza. Dottore, invece, che cosa intendiamo quando parliamo di mastoplastica additiva? Un intervento chirurgico alquanto complesso che generalmente è indicato alle persone che hanno perso quella che è il volume del seno, e quindi, o addirittura non lo hanno mai avuto, quindi fondamentalmente intendono ingrandirlo con delle misure che vengono stabilite insieme durante la visita medica, sia attraverso la concezione nella richiesta della paziente, insieme con l'arte del medico specialista. Ovviamente, come ogni intervento chirurgico, ci possono essere delle controindicazioni. Quali sono nello specifico? Generalmente le controindicazioni possono essere varie, che possono andare da una patologia sicuramente oncologica, problematica, quale bisogna prevedere e prevenire subito, e quindi si interviene prima su quello e poi eventualmente in una fase successiva si rivaluta la questione del lifting, oppure problematiche legate alla vascolarizzazione generalmente dei tessuti, se è una patologia che si porta ed è pregressa, più a patologie legate chiaramente sul piano terapeutico. Se chi fa uso di cardioaspirina o altre cose, bisogna fare attenzione un attimino, perché possono portare a delle problematiche. Certo. Invece, dal punto di vista dei tempi di recupero? Dal parte dei tempi di recupero generalmente sono abbastanza brevi, se ovviamente la paziente segue le indicazioni del medico. Dottore, ovviamente la tecnologia è andata avanti, tutta la medicina, ma io credo specialmente in questo campo siano fatti dei passi da gigante. Assolutamente, abbiamo rivolto una garanzia sul piano dell'efficienza delle tecniche chirurgiche che adesso stiamo eseguendo, e sicuramente anche quella che è la garanzia sul piano dei materiali, che sono cambiati e sono notevolmente avanzati, sia sul piano dell'efficienza stessa, sul piano della volumetria, sul piano anche della pesantezza del materiale, perché adesso sono molto più leggere le protesi, quindi garantiamo quella che ha alla paziente la possibilità di avere una vita nella società molto molto più leggera. Certo. Sbaglio, dottore, o le protesi avevano anche una durata nel tempo? Anche quella è... Beh, la protesi stessa è cambiata, perché prima noi andavamo per delle protesi che erano lisce, poi sono diventate testorizzate, poi adesso sono microtestorizzate, poi erano pesanti, adesso sono diventate con un materiale che è molto più leggero, quindi per garantire a una persona che è dinamica, che fa attività sportiva, non solo la persona che ha una vita statica, ma una persona dinamica, intendo un atleta o anche una ragazza che si muove ogni giorno, quindi la possibilità di non sentirne più il peso. Certo, questo è straordinario. Ogni volta che noi ci incontriamo, dottore, parliamo, evidenziamo quanto sia importante la sicurezza, sì, in questo campo.
vogliamo ribadire il concetto, perché credo che anche qui La sicurezza è il primo elemento fondamentale, e io riferisco sempre di riferirvi a medici chirurghi che siano iscritti all'albo e che siano specializzati in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Questo per garantire alla paziente la qualità non solamente delle tecniche chirurgiche utilizzate e dei materiali, ma la sicurezza nella struttura, perché è il medico che deve scegliere la struttura idonea per la paziente. Capisce? Certo. Dottore, una mia curiosità, nel campo della chirurgia estetica, questo tipo di intervento, questi tipi di intervento, sono andati aumentando nel tempo? Sì, ancora oggi la mastoplastica additiva e la chirurgia del lifting del seno sono gli interventi più richiesti qui in Italia specialmente. Abbiamo sempre una casistica molto elevata, sempre più persone ci vengono da fuori anche a riferirci questo tipo di richiesta. Anche perché, ricordiamolo sempre, il nostro paese è leader in questo campo. Sì. Sì, siamo un leader e seguiamo ovviamente quelle che sono le indicazioni, le norme del Ministero della Salute qui in Italia. Quindi ci garantiamo innanzitutto con la comunità europea, con delle leggi prescritte. Adesso le protesi vengono registrate in un registro nazionale, quindi questo per veicolare maggiormente e garantire maggiormente sicurezza al paziente che sta con il professionista, che ovviamente le garantisce la qualità nel tempo. Ecco. Questo è importantissimo. Allora, prima di chiudere con il solito preziosissimo consiglio, volevo ricordare a tutti voi che i nostri video, quindi anche quelli del dottor Ruffolo, sono visibili sia sui nostri canali social, ma anche su quelli dei nostri partner come il Corriere della Sera o Teleregione. Allora, dottore, purtroppo siamo arrivati veramente alla fine del nostro incontro, però come sempre ci può dare qualche prezioso consiglio? Sì, allora io in qualità di specialista vi consiglio sempre di rivolgervi presso i medici che sono specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, specialmente se sono soci della SICPRE, la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Rigenerativa ed Estetica, perché noi cerchiamo comunque di dare informazioni e consigli alla paziente e anche alle strutture più adeguate, più idonee per fare questo tipo di interventi. Grazie mille dottore, spero di riaverla qui presto per fare altre piacevolissime chiacchierate. Grazie mille. Il piacere è tutto mio. Abbiamo avuto con noi, come sempre, dottor Guglielmo Ludovico, Ugo Ascanio, Ruffolo. Grazie.